Non è solo togliendo la moneta fisica, è l'intero sistema. Facciamo in modo che sia molto chiaro. Quando parlo di soldi, mi riferisco alla struttura monetaria e alla sua entità olistica. Cominciamo con la criminalità. 90-95% di tutti i crimini sono basati sulla proprietà. Un ragazzo esce e ruba una macchina che vale $15.000. Viene arrestato e messo in prigione per forse 10 anni, con una spesa di circa $300.000. Bastava dargli l'auto. È un sistema inefficiente. Per tutti i crimini e le pene, date alle persone ciò di cui hanno bisogno e vedrete che i bisogni e i desideri inizieranno a dividersi. Viviamo in una sottocultura basata sui desideri. Creiamo tutti questi desideri artificiali e le persone hanno idee stilistiche e materialistiche, vogliono possedere cose, dar mostra di proprietà e livello sociale. È una schifezza. Poi, dall'altro lato, ci sono i bisogni. I bisogni sono veri, cose vitali, e quando i bisogni delle persone non sono soddisfatti, emerge la criminalità. Quasi tutti i crimini dipendono dal denaro e c'è solo una piccola percentuale di crimini veramente gravi e violenti, e molti di questi sono causati da disturbi psicologici, come dimostrano le ricerche fatte da James Gilligan. Provengono da cattive condizioni e in un'economia basata sulle risorse questo ha una notevole rilevanza. Non è solo la gestione tecnica delle risorse, è capire che l'intero ambiente deve essere poco stressato. Non credo che il sistema di libero mercato capitalistico reggerà ancora per molto. Non sono un profeta, ma penso che mostrerà la sua vera faccia e le persone si accorgeranno che è intrinsecamente bacato. Sarà il crollo della civiltà industriale. Certo, può sembrare un'esagerazione, ma basare tutto sul petrolio è un'idea piuttosto terrificante. Non sono un catastrofista, guardo semplicemente le statistiche. Ci serve solo un approccio sistemico per dar loro energia e modificare l'infrastruttura globale, che potremmo fare facilmente se ci fosse un interesse a farlo. È un fenomeno tecnico, non abbiamo bisogno di soldi per farlo. Lo si fa e basta. Sai cosa voglio dire? Se questo non succederà, vedremo sempre più guerre e prezzi della benzina estremamente alti. Avremo una vasta sottocultura basata sul profitto. Il crollo delle società si scontrerà con gruppi dai profitti enormi che taglieranno tutti gli interessi. Sono i proprietari dei beni che scarseggiano perché la scarsità equivale a maggiori profitti. Non c'è alcun interesse intrinseco nell'intera società per il benessere di tutti e per quanto mi riguarda non ci sarà. Un legittimo recupero economico non lo vedremo. Il periodo d'oro della specie umana, per quanto mi riguarda, è finito. Almeno finché non attueremo cambiamenti radicali sull'importanza degli idrocarburi, ma nessuno sta facendo nulla per contrastarla. Quello che davvero ci serve è un progetto Manhattan, ma per la ricerca sulle energie rinnovabili, e farlo senza preoccuparsi delle limitazioni delle imprese. Per rispondere alla domanda, non ci sarà una ripresa economica come la gente si aspetta.